In questo video stai per vedere questi criminali che hanno riso delle loro vittime in pieno processo. Mettiti comodo, perché ecco i criminali più perversi del mondo, quelli che non hanno nessun rimorso e nessuno scrupolo. Ecco Luis Enrique Monroy Bracamontes. Questo messicano è un assassino riconosciuto colpevole per aver ucciso due poliziotti nel nord della California. Ciò è accaduto il 24 ottobre 2014, quando Bracamontes ha sparato su tre agenti dello sceriffo della regione metropolitana di Sacramento. Ne ha uccisi due, ferito un terzo, così come un civile durante tutta la sparatoria. Questo trafficante di droga si trovava allora illegalmente sul territorio americano dopo essere stato espulso a due riprese. Per peggiorare le cose, Bracamontes ha anche dirottato più veicoli e abbattuto un conducente. Per fortuna è stato infine arrestato dopo una lunga caccia all'uomo e piazzato in custodia. Tuttavia, alla sorpresa generale, durante il procedimento giudiziario, Luis Bracamontes, tutto sorridente, ha dichiarato di non pentirsi di ciò che aveva fatto e che l'unica cosa di cui si pentisse era quella di averne uccisi solo due. Mi sarebbe piaciuto ucciderne altri, ha freddamente aggiunto. Dopo un lungo procedimento giudiziario di circa 4 anni, Luis Bracamontes è stato condannato a morte nel 2018. Negli Stati Uniti, al tribunale di Oakland, in Ohio, un padre si lancia in pieno processo sull'uomo che aveva ucciso sua figlia in modo orrendo, una reazione provocata dal sangue freddo e dall'impassibilità del criminale. Peggio, le testimonianze affermano che quando Van Terry, il padre, avanzava alla sbarra per testimoniare, si era voltato per vedere il colpevole, il quale mostrava un sorriso perverso e che non provasse nessun pentimento dopo aver ucciso la ragazza. Quindi il padre non aveva potuto contenere la sua rabbia. Senza esitare, nel riflettere un solo istante, se l'è presa col criminale plurirecidivo, a prescindere da tutti quelli che erano presenti, compresi gli agenti di polizia. Subito un parapiglia si è formato, un caos ne è susseguito e il padre ha dovuto essere espulso dal processo. Il video è stato da allora condiviso più migliaia di volte e tutti sono stati commossi nel vedere la sofferenza negli occhi di questo padre impotente davanti a così tanta crudeltà, tanto più che durante un mese intero Van Terry aveva assistito al processo di Michael Madison, ascoltando giorno dopo giorno i medici legisti descrivere nel dettaglio lo stato nel quale il corpo di sua figlia di 18 anni, Shorelda, è stato ritrovato. Aveva 17 anni, era vestito con la famosa tuta arancione, era stato appena riconosciuto colpevole dell'omicidio con arma da fuoco di Jordan Clee, un alunno del secondario Dan Arbor, eppure la situazione lo faceva sorridere mentre il nonno, la madre e la cugina si rivolgevano a lui. Questo è accaduto nella contea di Washtenaw nel luglio 2017, vedendo l'assassino di suo figlio stoico, peggio ancora col sorriso sulle labbra, la madre di Jordan Clee è scoppiata in lacrime. La scena ha subito colpito il giudice David Swartz del tribunale di prima istanza, che ha dato subito il tempo ai procuratori di riconsiderare il loro accordo di patteggiamento e di pena per 25 a 52 anni di carcere. Dopodiché ha rivolto qualche parola al ragazzo colpevole, dicendogli che è stato molto tentato di rifiutare questo accordo di pena, vedendolo sorridere, ridendo e scuotendo la testa come se nulla di grave fosse successo. Sottolineiamo per la cronaca che il giudice Swartz era famoso per non aver mai respinto nessun accordo di patteggiamento in precedenza. Ha finito per minacciarlo, dicendogli che avrebbe molto probabilmente finito la sua vita in carcere. Una pena che senza alcun dubbio non avrebbe rischiato di ridargli voglia di sorridere per molto tempo. Tyrell Webster, con le braccia ammanettate, compariva davanti al giudice Jody Lubbers, dopo essere stato riconosciuto colpevole dell'omicidio di Grover Cleveland Watson Jr., mentre la sorella della vittima portava la sua testimonianza. Quest'ultimo è stato abbattuto durante una lite finita male con Tyrell Webster nell'aprile 2012 in una casa del viale Osage. Ma mentre la sorella di Watson parlava con il cuore spezzato, il colpevole ha dato prova di un comportamento sprezzante, il quale ha mandato via qualsiasi speranza di clemenza verso di lui. Infatti Tyrell aveva più volte schivato le domande abituali del giudice, prendendo in giro, sghignazzando, rispondendo completamente fuori luogo e ridendo in faccia ai suoi interlocutori. Peggio ancora, quando la sorella di Watson ha dichiarato tra le altre cose che perdonava l'assassino, Tyrell ha iniziato a ridere. Una scena che fa molto male al cuore, tanto più che la sorella della vittima era non vedente. Infine, Webster è stato condannato all'ergastolo. No, questa donna non sta posando per delle foto ricordo. Questa donna di 33 anni si chiama Isabel Cartuno Martinez e ha 5 capi d'accusa per omicidi premeditati e 6 capi d'accusa per fatti gravi. Infatti ha pugnalato a morte 4 dei suoi figli piccoli e loro padre nella loro casa di famiglia di Loganville in Georgia. Soltanto un giorno dopo i fatti compariva davanti al giudice Michael Thorpe della contea di Gwinnett. Prima dell'inizio dell'udienza l'accusata si era così seduta con altri detenuti. Fin qui va tutto bene. Tuttavia si è improvvisamente messa
messa in posa per le telecamere delle notizie, sorridendo, alzando i due pollici, mettendo le sue mani in una posizione di preghiera e allargando ampiamente le braccia, con una disinvoltura eccezionale da far bollire il sangue alle persone presenti in sala, da credere che fosse piuttosto orgogliosa delle sue imprese criminali. Inoltre, mentre il giudice elencava tutte le accuse alle quali questa donna faceva fronte, quest'ultima si è accontentata di sorridere, di scuotere la testa per negare e di agitare il suo dito verso il giudice. Peggio ancora, ha rifiutato di avere un avvocato e diceva che il popolo e la sua fede l'avrebbero aiutata. Il 27 febbraio 2012, un uomo di nome TJ Lane è entrato nella mensa della scuola secondaria Chardon in Ohio e ha aperto il fuoco. Tra le sue vittime, Russell King Jr., 17 anni, Daniel Parmertor, 16, e Demetrius Eulin, 16 anni. Sono stati uccisi nella sparatoria, mentre un certo Nick Walczak, 17 anni, rimarrà paralizzato. Ma non finisce qui. Joy Rickers, 18 anni, così come una sesta vittima, non identificata, sono sfuggiti alla morte e hanno subito solo qualche ferita. Ovviamente il killer è stato subito arrestato dalla polizia, ma stranamente il giorno del suo processo TJ Lane si presenta vestito con una t-shirt che porta l'iscrizione killer o assassino in italiano. Non provando il minimo rimorso, il criminale schernisce l'auditorio con un sorriso beffardo e quando sente il giudice condannarlo all'ergastolo, senza possibilità di libertà vigilata per l'omicidio dei tre studenti, TJ Lane brandisce la sua mano per fare un dito medio alle famiglie delle vittime, così come a tutta la sala d'udienza prima di rivolgere immondizie alle famiglie. Un momento molto difficile da sopportare per tutti. Joseph McEnroe, soprannominato l'assassino di occhielli, è comparso il 6 aprile 2015 davanti alla Corte Superiore della Contea di King. Era accusato di aver ucciso più persone che facevano parte della famiglia della sua ragazza dell'epoca, Michelle Anderson. Gli omicidi si sono svolti il 24 dicembre 2007, vicinissimo a Carnation, a Washington, una piccola città situata a 40 km ad est di Seattle. L'assassino ha operato nel domicilio di Wayne Scott Anderson e Judy Anderson e ha ucciso 6 membri contenenti 3 generazioni della famiglia. Ma durante il processo Joseph McEnroe scoppia. Quando gli si è chiesto di giustificare i suoi omicidi, ha dichiarato che fosse per proteggerla e per vendicarla, perché aveva delle liti con la sua famiglia per storie di denaro. Secondo lui è lei che gli ha chiesto di ucciderli e l'ha persino chiamato quella vigilia di Natale dicendogli che fossero tutti riuniti a casa. A un certo punto si tiene la testa con entrambe le mani e scoppia in lacrime. Ha poi ripreso il controllo di sé e ha dato nei dettagli più precisi come ha proceduto all'omicidio delle 6 vittime, mentre i membri delle loro famiglie ascoltavano queste atrocità. Ma la cosa peggiore è che per difendersi e per orare una pena d'ergastolo invece della pena di morte, l'assassino ha detto con tutta la freddezza del mondo ai giurati, così come a tutto l'auditorio, che almeno nessuno ha sofferto. Questa donna si chiama Lori Vallow Daybell e no, non stai sognando, sorride proprio per la sua foto d'identità come prigioniera, appena dopo che la giuria dell'Idaho l'ha dichiarata colpevole dell'omicidio dei suoi due figli, suo figlio Joshua Vallow, 7 anni, e sua figlia Tylee Ryan, 16 anni. Sfoggiando una tuta arancione e un mezzo sorriso beffardo, appena percettibile ma comunque molto perverso, la madre di 49 anni è stata anche accusata di aver complottato con Chad Daybell, il suo quinto marito, per uccidere la sua prima moglie, Tammy Daybell, deceduta al loro domicilio il 19 ottobre 2019. I corpi dei figli sono stati scoperti nel retro del cortile di casa del marito nel giugno 2020. C'è da chiedersi se queste persone abbiano un cuore. Inoltre, qualche giorno dopo il funerale di Tammy, la coppia è volata alle Hawaii, laddove si sono detti di sì e hanno vissuto per più settimane prima che le autorità li ritrovassero. Ma allora perché avevano commesso questi crimini abominevoli? In realtà avevano ucciso Tammy con l'obiettivo di beneficiare della sua assicurazione sulla vita, così come per continuare a percepire i pagamenti di protezione sociale e le prestazioni dei figli, nascondendo al contempo il fatto che questi ultimi erano deceduti. Nonostante ciò, durante il processo non aveva verosimilmente nessun rimorso. Tra l'altro, l'assassina non ha smesso di sorridere e di ridere persino, come se assistesse a uno spettacolo comico. I procuratori della contea di Madison l'hanno allora dipinta come una setata di denaro, di potere e di sesso, e si capisce perché. Si chiama Simeon Adams ed è stato arrestato per aver ucciso Nathan Trapuzzano, di 16 anni. Il colpevole ha creato un'ondata di sdegno quando il suo processo è stato mediatizzato, e ha ragione. Il ragazzo si è presentato dalla sala d'udienza mostrando un grande sorriso, delle immagini che hanno scioccato migliaia di persone. Sul video si vede un Simeon Adams sorridente alla telecamera che si recava al suo processo. Questo caso ha da quel momento suscitato dei dibattiti molto intensi con gli ascoltatori dell'omicidio di Nathan Trapuzzano, così come sulla vita disturbata e l'indifferenza di Simeon Adams.
Avrai sicuramente sentito parlare della carneficina di Parkland. Nicholas Jacob Cruz, l'assassino, aveva aperto il fuoco al liceo Marjorie Stoneman Douglas High School a Parkland il 14 febbraio 2018. Ha ucciso 17 persone e causato più decine di feriti, tra cui se stesso. Il suo processo è stato aperto in Florida e le famiglie delle vittime hanno chiesto la pena capitale per gli omicidi odiosi che ha impunemente commesso. Ma questa volta non era solo il colpevole che rideva e prendeva in giro mentre si svolgeva il suo processo, ma anche la difesa sembrava divertita. Quest'ultima si è vista allora attirare l'ira della giudice, che ha trovato un comportamento tale molto inappropriato. La giudice ha dovuto velocemente sistemare le persone che ridevano in pieno processo, perché onestamente l'atmosfera non si prestava affatto allo scherzo. Ora dici, cosa ne pensi di questi criminali che ridono delle loro vittime senza nessun rimorso? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!